Federica Petagna e Alfonso, protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island, hanno vissuto un percorso emotivo pieno di colpi di scena. Dopo 8 anni insieme, la loro relazione segnata da gelosia e possessività ha portato Federica a cercare un cambiamento. Durante il reality, ha trovato una nuova libertà accostandosi al tentatore Stefano Tediosi, mettendo così in discussione il legame con Alfonso. Nonostante le promesse di cambiamento di Alfonso, il ritorno a Napoli ha riportato la gelosia e Federica ha deciso di allontanarsi da lui. La sua scelta di iniziare una relazione con Stefano ha suscitato reazioni contrastanti, con molti che l'hanno criticata per mancanza di sincerità. Tuttavia, Federica ha chiarito che voleva riprendere il controllo della propria vita dopo anni di restrizioni. Il 24 ottobre, durante un incontro a Uomini e Donne, Federica ha ufficializzato la sua relazione con Stefano. Mentre Alfonso ancora provava sentimenti per lei, Federica si è mostrata felice con il nuovo compagno. La pubblicazione di una foto insieme su Instagram ha scatenato un dibattito sui social, evidenziando le divisioni tra sostenitori e critici. Le reazioni del pubblico sono state variegate. Alcuni hanno difeso Federica sottolineando il diritto alla felicità, mentre altri l'hanno accusata di mancanza di onestà verso Alfonso. Questo dibattito ha evidenziato le complesse relazioni moderne, dove la comunicazione e la trasparenza sono fondamentali. La storia di Federica e Stefano non è solo un racconto d'amore, ma anche un riflesso delle sfide affrontate da molte